Signori, è il momento della verità, il vero momento della vera verità, e quindi ho paurissima. Allora, intanto cominciamo con le cose serene, tranquille. Io sto registrando prima che voi vediate il precedente, quindi sarà, temo, problematico, che non avrò potuto sfruttare i vostri consigli, le vostre dritte, le vostre... Sto andando a naso, o comunque ne uscisse fuori mezzo utile alla causa. La ricerca in questo paese è terminata. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Il Canada no, grazie. Chi siete voi? No, no, grazie. Mi sono conto talenti. Allora, l'ultima chiamata per un Brasil. Renatone, no, no. Pinto, no. Porca miseria, Amaral, eri perfetto. Vabbè, Diogo Miranda no. Breno Costa, chi se ne frega. Gonçalves no. Cardoso, talento purissimo. Caio Rodriguez no. Benissimo. Allora, ha senso mandarli via adesso? Gli Osservateur? Sì. Why not? Why not? Sta a primavera. Allora, Ivaliotis. Te mannamo, caro il mio Avaliotis. Il Brasile non ha prodotto e io non. Io ci continuo a credere. U Brasil, altri 9 mesi in Brasile, non ho abbastanza soldi. 3 mesi in Brasile, sì. E giardinaio lo mandiamo in Moldavia, se la troviamo. Ok. 3 mesi in Moldavia. Vai, giardinaggio. Bene. Allora. Detto ciò, andiamo al dunque. La partita delle partite. Deportivo Alaves. Che abbiamo detto? Andata e ritorno? Ne devo essere certo prima di partire. È andata e ritorno. Beh. Chiediamo doppia chance. Allora, fatemi attivare tutto l'attivabile. Estrazione. 1,29. 3, 2, 1, 2, niente, meno male. Ringraziamo tutto il ringraziabile. Allora, Barberius, Navarrete, Hannibal, Blanco, Zambo. Difesa va bene. Moro è ufficialmente fuori dal progetto adesso e... Va bene, spiace tenere fuori Attila, però. Tanto Navarrete, tra l'altro, scarpa d'oro, della Serie B. Non ce l'ha, così. Scarpa d'oro. 40 presenze, 23 gol. Ci ha portato lui dove siamo adesso e quindi noi lo ringraziamo. Parzialmente sereno, anche perché è maggio, santo cielo. Facciamo giallo e bianco. Non voglio avere proprio dubbi. Su nulla, via, via, speriamo bene. Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per Ha cominciare. detto pure Lo lui, dice è il livello momento della ottimale, sul verità, sereno, il ecco. percorso ideale per una partita Oh di no, calcio. c'è Pere Un Pons, commentatore pronto aiuto. come sempre a raccontarvi le emozioni di questa Pere sfida. Primo round Pons delle ci purga semifinali dei sempre play-off, a si noi. giocano una grossa fetta della loro stagione quest'oggi. Partita che promette di regalare emozioni dall'inizio alla fine. L'obiettivo promozione è sempre più vicino, Sarà non è giusto durissima, perdere io già tempo. lo so. Se Io vuoi non posso trovare le rimanere in energie Serie per B superare questo ostacolo di fallendo questo qualificazione, playoff. in Non questa prima partita è utile per testare le posso. ambizioni delle due squadre, perché non possono tirarsi indietro proprio adesso. Qua c'è il lavoro di un anno, eh. Dice di no, tuffo prodigioso. Dai, dai. Dai, dai. Cross verso il centro dell'area. Attenta qui la difesa. Attenzione, pericolo. 1-0, si Si inizia svolge ancora la benissimo. semifinale. Vedremo Si come inizia questo gol benissimo, inciderà Miguel. tatticamente sul match. Allora, io non so se esistano i gol in Ecco dunque, trasferta, ma arriva nel per primo dubbio tempo a l'1 per ritorno 0. dobbiamo farne uno in più, eh. Occhio, cerca l'area di rigore. Mia. C'è stata la Non deviazione dell'espressore Salvatore Cacciara. voglio.
Facciamo corri verso il primo palo? Palla in area di rigore. Prova a spazzare via. Lo sapevo che sarebbe servito prima. Mamma mia. Mamma mia. Non gli diciamo niente a lui, eh. Il replay mostra la troppa sufficienza con cui la difesa ha liberato l'area. Gli avversari hanno approfittato del momento. Ma è arrivato. Che stacco. Che stacco. Bene. Il primo gol di Alza e insomma, è quello più prezioso di tutti. Dai, dai, dai. Bravo. Blanco. Ho vista dentro, lo giuro, su quello che ho di più caro. L'ho vista dentro col portiere immobile, paralizzato dalla paura. Niente. Che fa molto finale dei mondiali del 2006 sta partita. Col gol dei Materazzi. Aia. Attenzione, pericolo. Bravo Blanco. Bravo, bravo. Ci sarà la rimessa con le mani. Benedetto il giorno che abbiamo messo un po' di margine d'errore sui passaggi degli avversari, perché è calcio vero almeno, no? Ecco appunto. Faccia. Zitto Maio. Bravo, alza! Navarrete. A chi? Rodriguez. Oh, è porco tutto però. Ma era complicato, veramente piasto gol. Questo replay del gol, l'appoggiata praticamente in rete. Perché Ramirez non ha stretto? Che aveva pure passato male quello. Perché? Poi oh, questi hanno il margine di errore sui tiri, ma mica lo sbagliano, Va che da là. Il possesso palla, ottimo recupero del pallone. Io non posso uscire, non posso perdere adesso. Calma, calma. Sono quelle partite qui, devo rimanere calmo. Perché se mi agito, e c'è il tiro. Più piano gli aveva tirata Blanco. Allora, ha funzionato prima. Corri sul primo. Dove sta il dominatore di. Dei cieli, è laggiù. La mette in mezzo. Bravo, non è possibile. Da sotto misura. Ancora, ancora. Corri verso il primo. Sì, però alza, tu mi devi stare più. Niente. Sì, ma non lo posso affidarci d'angolo io. Su. Si libera bene, occhio perché è solo. Pericolo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Straordinario qui. L'ho tirato. Mentalmente l'ho tirato. Interviene e riconquista il pallone. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Palla spazzata via. Per fare le cose con sicurezza, ho fatto il danno. Palla deviata. C'è il Barbarius. Decisiva la deviazione del difensore. Che tocca il pallone. Gaga il portiere. Gol più schifoso di questo era difficile, però. Però non importa. Bello, bello, bello. Proprio il sozzo vero sto gol. Lurido, il pareggio lurido, ci piace. Bella partita, parità assoluta. Immeritato, proprio. Proprio sai quelle che ci manca il passamontagna su sto pareggio. Sì, mi piace. È così. Il gioco deve soffrire quello che ho sofferto io per mesi. Bravo. Stai fuori gioco, Nava. Arca. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Tanto se la giocava a ritorno, vedrete voi, vedrete. Un gran primo tempo, quello che si chiude in questi. Vedrete. Posso far caso? Non c'ho. Io spero che l'anno prossimo comunque qualche soldino arrivi, eh. Se dovessimo centrare la promozione, perché
Io ho bisogno. Vabbè, che parte dei giocatori arriverà. No, uno. Il brasiliano, di cui mi scordo anche il nome in questo momento. Cerca da lontanissimo. Attento a quel ti prego. Che dice di no. Perché dobbiamo non solo rafforzare i titolari, ma possibilmente. Ma possibilmente. Farci anche delle seconde linee in grado di intendere di volere. Se ci riesce. È tua per forza. Tenta la botta da lì. Dammi un rigore inventato. Una roba criminosa che fa Falcopoli. Facciamolo, Falcopoli. Bravissimo, ottimo il controllo. È stato tra i protagonisti nella prima frazione. Questo è, e non solo per il gol. No. Con cui ha dato il pari alla no. A pochi minuti da riposo. Per lui anche tanto movimento. È entrato con i tempi giusti qui. Hanno spazio per andare in contropiede. Mamma mia. Attento in questo frangente, recupera palla. Punta la porta, non lo chiude no. Nessuno. Bravo. Tentativo di cross. Novamente. E la messa. Novamente. Tecnico, novamente. Cosa fai, Navarè? Per tecnica e coordinazione. Palla che ha superato la linea di porta. È dentro, è dentro, non ci prova coso, su, dai. Era praticamente dai. Zitti, tutti. Stava a fare il corpo Davida, stava a fare. Zitti. Il corpo Davida stava a fare. Zitti che stava a fare il corpo Davida. Riconquista la palla. Cosa cazzarola fai? Ma perché? Mamma mia, non ci provà, Okay. Alza! Campione del mondo. A chi? Legge bene la situazione di conquista palla. Bravo. Me dai l'uomo? Bravo. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Poetico. No. Passaggio intercettato. Bravo Zambo. C'era fallissimo, ma non importa. Ma perché? Ma perché? Prova col lancio lungo. Interviene e libera. Fermalo. Occhio da lì. Mamma mia. L'ha messa fuori. Ma cosa ha sbagliato? Poteva essere il pallone del pareggio, ha letteralmente graziato il portiere. Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche. Dai. Niente. Buonissimo. Ma perché questo margine di errore vomitevole? Perché? Sempre al sale, via, tutte lui. Pallone regalato. Occhio alla ripartenza. Mamma mia. Palla che torna in possesso. C'è spazio per andare. Conclusione murata. Rodriguez. Match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. Mamma mia, Sala, il tempismo perfetto. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Non riusciamo a costruire niente. Possesso per la squadra. Non riusciamo a costruire niente. Hanno l'occasione, attenzione. Mamma mia, che si è magnato quello. Via. Famogli il quarto che sono sbilanciati. Vai a far quarto. Arca miseria. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Silla. Non può. E c'è il calcio di rigore, episodio che può cambiare le sorti del match. Benissimo, di lusso. Che cazzo?
Cosa? Cosa? A parte voglio capire se la palla sarebbe entrata? Cioè ci ha detto bene rigore? Cioè, giusto per capire. Sì, la palla era entrata completamente, quindi va benissimo rigore. Ci sarà dunque un cambio. Doppia chance. Comunque era finito il Un'occasione da tempo. non fallire, può essere il gol del pari. Respinge la palla al portiere, Lunga, pericolo. lunga, lunga. Primo round in archivio, missione compiuta per i padroni di casa che ora sono favoriti per la qualificazione. Bene, allora, il primo passo è stato fatto. Il primo passo è stato fatto e abbiamo sculato in una maniera. Ricorda un po' Uruguay-Senegal, era Uruguay-Senegal, quello che Suarez bloccò la parola palla volontariamente, poi sbagliarono i rigori. Come avete fatto a vincere? Ma che risposte so? Volere è potere. Siamo professionisti, eh. Sì. Dipende da lui. Abbiamo giocato meglio, che è vero poi. Stavolta sì, dai, stavolta sì. Allora, ritorno della partita. Si parte da un vantaggio, ma tocca vedere cosa accadrà. Cosa accadrà? 24. Problema fisico. Per chi? 11. Che cazzarola, Barberius, proprio oggi. Vabbè, quindi è già Kanté. È pronto. Barbero niente. Barbero torna poi. Barbero torna poi, per cui va bene. Se ci dovesse essere un altro turno, ci sarà Barbero. Se no, se vediamo in Liga, spero. Che È tra i più ansia. attesi oggi. Per lui 4 gol nelle ultime 3 partite non Comunque, vuol la dire che versione stia in serie integrale di ancora. queste partite, per Manca chi poco al rischio di non avesse rinchiudere magari dentro la visto compagnia. l'avviso a Gioca sotto un bel schermo cielo vincendo all'inizio, all'estadio dei sta sulla Gianni Bianconerossa. Di Ignoranti, fronte a una qualora nutrita vi rappresentanza di interessasse di tifosi, più. auguri che lo spettacolo in campo non sia da meno. Vi do il benvenuto con me come sempre per il commento Arca, tecnico Daniele Adani. bravissimo. Gara di importanza fondamentale per entrambe. Chi passa potrà giocarsi poi la possibilità di conquistare la promozione. Mi Niente, aspetto un'ultima non è fantastica, l'ultima, non è Ale. l'ultima, Partita non è da dentro l'ultima, ragazzi, fuori con un non è l'ultima. solo posto in palio per la finalissima. E chi perde? Chi perde torna a casa. C'è una Gioca di finale continuo gli secca, spazi di da quanto promozione e mi pare di tornerà a aver trovarli poi il prossimo capito. anno. Sicura qui Quindi l'uscita del non portiere, finisce comoda, neanche qui. nonostante Bene, la pressione. fa piacere. Bravo. Arca. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Vabbè, ma cioè, così amarissima. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Palla verticale interessante. Così Mancini, amarissima però, cioè nel tuffo senso vai a prodigioso. fare semifinale doppia. Poi magari te butta male. Il segnalino dove sta? Vabbè. Occhio al corner. E che Conclusione c'ha? Il verticale con bazooka al testa che posto della finisce lontano dalla fronte. porta. Che occasione, Piero. Poteva segnare un Comunque, gol raga, facile, ma aspetta comodamente. la vostra votazione del peggiore della settimana C'è grande questa attesa, volta questo avrà un trauma importanza potrebbe essere tra i incalcolabile candidati perché va a a premio migliore impattare in campo quest'oggi. su una sola 4-4 partita, che è la attuale, finale, se scorre Dio la vorrà. Oh, decisione buona niente! nell'intervento del Era portiere. rigore, l'ho Nessun visto, dubbio per mortacci, Napoli. no, l'ho Serve un calcio di visto! rigore per Adesso però Fiorentina. bisognerebbe buttarlo dentro. Si può dire che se segniamo questa è finita? Siamo in finale dei playoff? Freddissimo qui. Nessuno esulta nel silenzio dello stadio. Risultanza un po' così peculiare. Bene, Rigore in caccia, due contro uno per teoricamente Napoli. così Bravo per alzare la traiettoria, palla nel segno. siamo 4 a Però ora sono 2. 10 i gol. Ci devono fare Tutto è due incrementale che si aggiora, ora siamo 4 a 2. gol. Sarebbe, Esagera no? qui per il recupero di Volendolo. Rice. No? Giustolo? Dai. Recuperano bene palla. Bravi Gesù.
C'è spazio per Dai. ripartire. Dai. Guadagna Dai. metri. Ah. L'ultimo tocco è il suo e sarà dunque calcio d'angolo. La vorrei chiudere proprio. Secondo palo, vediamo il secondo palo. Palla messa in mezzo. Un altro rigore, sono d'accordo. Non ha avuto esitazioni. Sono d'accordissimo. A guardare. Spruzzato con la patente al playoff 5-2 Spider Angle. Bene, allora possiamo dire che con questi due regali noi saremmo a posto. Noi saremmo, no? Lo vogliamo dire che saremmo a posto? Abbiamo sofferto a Savello, ma avevo con porta più calma l'andata. No, okay, raga, adesso la squadra obiettivamente la squadra è forte. Devo dire, nonostante la mancanza di Barberius. Pallone intercettato. Ecco, ho detto. No. Non potrà mai andare con. Ma voglio vedere se mi segnano. No, no, se avessero segnato adesso sarebbe diventato veramente tipo la frase impronunciabile. Cross verso il centro dell'area. Via, via. Azione che sfuma. Lejeune. Sai evitare che si riapra. Bravissimo. Sai evitare che si riapra la partita? Possibilità di controllare, attenzione. No? Malde, però seguilo. Difesa avversaria piazzata male qui. Che fai? Ah, beh. Sì, te va. Bene. Sei a 2. Vabbè, ora devo sbilanciare, ma devo fare 27, dico. Però a me preoccupa tantissimo questa cosa, perché solitamente quando ti devi fare tornei di questo tipo, definiamoli tornei, insomma, momenti di stagione di questo tipo, intercettano bene. È un bordello quando ci sono partite apparentemente troppo facili, perché quelle successive ti picchiano. L'abbiamo vissuta mille volte sta cosa, ti prego. Lo vede. Tiro deviato. Comunque questa cosa degli schemi sul calcio d'angolo mi piace tantissimo. Occhio al tiro della bandierina. Brutta difesa qui, palla ancora pericolosa. E arriva il fischio dell'arbitro, punizione. Che è? Anzi, potremmo, se finiamo il primo tempo così, potremmo anche ipotizzare di fare un po' di turnover in vista della finale. Guarda te che mi tocca, che sono arrivato a D, incredibilmente. Silla, potrebbe crossare. Via, via, via sta palla. Spazza il pallone. Bravissimo. Andiamo? Azione interessante. Non mi segue mai nessuno. Non mi segue mai nessuno. C'ho 37 punte. Non mi segue. Mi dai il puntatore? Non mi segue mai nessuno. Secondo palo. Occhio al tocco in mezzo. Ah! Non mi segue mai nessuno. Allora, io vorrei. Tanto. No, 3-0. Vediamo, fa 4 go e andiamo su. Vorrei cambiare i centrali, perché sono quelli più. Ecco. Cioè, il gruppo, quello, il gruppo sacro. I tre uomini che fanno la differenza. I due centrocampisti centrali e Navarrete. Il resto. Cioè, si può mettere una pezza al finale. Questi tre, no. Se mi manca Blanco, Zambo o Navarrete, siamo finiti. C'è un po' di possesso palla. Su, eccala. Tornano in possesso di palla. Silla. Ha saltato l'avversario.
tempo e spazio per il cross. Non gli ha dato neanche il vantaggio perché era fuori area. Sì, fuori area, era fuori campo. Perché... ecco, fuori campo si può picchiare serenamente. Ah, buona a sapersi. Occhio al corner. Non lo sa. Palla che termina oltre la traversa, colpo di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo. Comunque, sto ripensando al gol di prima. O meglio, al rigore dell'andata. Una sliding door meravigliosa quella. Cioè, se mi fanno il 3-3 allo scadere, è tutt'altra partita. Questa. Invece il rigore sbagliato allo scadere. No, Kanté. È una meraviglia. Ottima la verticalizzazione. Signori, lo vogliamo dire che siamo in finale dei playoff? Lo ha detto anche lui, mi sa, in questo momento. Lo ha capito anche Hannibal. Lo possiamo, dopo tempo in memoria, lo possiamo rifare. Bene così. Tanto intuizione, non so di chi ti ha fatto l'assist, ma bello vero. Un passaggio bello vero. Può metterla dentro. Oh! Via, 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 via. Ergoletta accanto. Ergoletta accanto. Ergoletta accanto. Niente. Per l'overall, questo non crescerà mai. Non crescerà mai. Non crescerà mai. Silla. Mamma mia, Gullit. Guarda Siversen. Bravo. La giocata col tacco. Ah, raga, ma come stava a giocare? Ma come stava a 5 pene a ritorno? Vabbè, questi si sono completamente aperti. Ale! 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 Bene. Senza... chissà se gli comprerà il numero di maglia quando andremo in Serie A. Sì, andremo in Serie A. Vai. Era praticamente impossibile. Dai, dai. Dai, dai. Match a senso unico. Bene così. Cerca di bucare per il compagno. Suma quindi l'azione d'attacco. Ok, devo dire un ritorno estremamente tranquillo. Mai avrei immaginato di poterlo dire. Squadra che finalmente inizia a carburare. Ma cos'è? Gli hanno lasciato lo spazio per tirare e lui ne ha approfittato. Ora però il dramma è la finale dei playoff, dove non se la portiamo da casa per niente al mondo, per niente al mondo. Comunque, se noi avessimo giocato col falchismo e la difesa bassa da inizio campionato, ci saremmo qualificati tranquillamente alla serie, alla Lega Superiore, senza neanche avere grandi problemi. È uno schema che riesce totalmente a ovviare alle problematiche che il gioco ha nella difficoltà e nell'IA, specialmente con la difesa bassa che fa tiltare il guardiolismo delle squadre avversarie. Può prendere la mira. Efficace l'uscita del portiere sui piedi dell'attaccante. Ha sventato il pericolo. Poi, raga, preparatevi che la settimana prossima, oltre al peggiore della settimana, cioè, verranno sospese le votazioni del peggiore della settimana col mercato aperto, chiaramente. E si procederà a eleggere la bandiera dell'anno, cioè il giocatore di quest'anno. Attenzione perché è pericoloso. E quest'anno è interessante. Navarrete ormai già lo è. Arbitro che fischia, visto che quest'anno non saprei su chi farete. Cioè, non riesco a prevedere su chi potreste far ricadere il premio. Tocco verticale. Ti prego. Una parata incredibile. Ce ne sono diversi. Io non voglio dire niente perché non voglio condizionarvi. Un paio io ce l'avrei in mente io. Palla, intercettato il passaggio. Bravissimo, Pere Passa che si spaventa. Abbiamo scoperto che Zidane fa paura ai bambini. Bene. Siamo in finale. Cocchi. È la grande, è la madre di tutte le domande. Cocchi. Che mo, vabbè, questa è andata. È ok. Tanto,
seconda partita del tutto diversa dalla prima. Nella prima Salavest sembrava una semi corazzata, a ritorno sembra che la difficoltà sia calata di 20 punti. Vabbè, devo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo pensare alla prossima partita. È la veritate. Con lo Sporting Gijón. Allora, andate e ritorno pure questa. Andate e ritorno pure questa. Allora, ragazzi, votate il peggiore della settimana, mi raccomando, con grande attenzione questa volta, più del solito, perché adesso Moro mi torna nel blocco titolare, cioè nel senso nelle rotazioni titolari, ma qualcuno uscirà. Chi sarà questa settimana? Chi sarà? Torna anche Barbero la prossima. Quindi, ragazzi miei, per ora questo è. Tra l'altro, ecco, diamo un'occhiatina giusto per farci un attimino un'idea di quanti obiettivi abbiamo fallito. Allora, questo è stato fatto. Qua abbiamo mancato uno, successo in patria, e finanzia l'abbiamo mancato un altro. Quindi due errori che quest'anno ci comporteranno. Iniziamo a pensarci così vagamente, ma iniziamo a pensarci. Ci comporteranno, allora, successo in patria, obbligo di cessione di un titolare a scelta per ogni obiettivo fallito. Quindi qua uno deve andare, un titolare. Le finanze, obbligo di cedere fino al guadagno di 5 milioni per ogni obiettivo fallito. E qua ne abbiamo un altro. Sarà dura. Non sarà proprio semplicissimo scegliere, secondo me. Ma comunque, vabbè, poi ne parleremo. Però ricordate questa cosa, se me dovessi scordare, io l'ho detto apposta adesso, in modo che e poi vediamo, ragazzi. Per ora, quindi, è tutto. Vi ricordo che oggi c'è il peggiore della settimana da votare su Instagram, nelle storie, mi raccomando. Vi ricordo che trovate la versione integrale di questo video sull'agenda ignorante, quello lo vogliate vedere per intero. E vi ricordo che mercoledì avremo la finale dei playoff con anche lì, qui la versione tagliata sull'agenda ignorante, la versione integrale, quello la vogliate vederla lì, insomma, e che poi non ci saranno peggiori della settimana, ma verrete chiamati a votare la bandiera di questa stagione, a prescindere da come sarà andata a finire. Quindi, ragazzi miei, io per adesso vi saluto, un abbraccione, ci vediamo mercoledì, dita incrociata.